Fare un film partendo da uno dei romanzi più importanti della letteratura europea, dal quale Luchino Visconti ha tratto uno dei capolavori della storia del cinema, è una sfida che fa tremare i polsi. Parola di Pasquale Scimeca, che folgorato sulla via di Giovanni Verga, decide di portare sul grande schermo i Malavoglia. Arturo possomiglia di essere una parte di Uzi. Ho preso una birra, non stare a casa. Il regista siciliano sceglie la strada dell'attualizzazione e così la Casa del Melo non si trova più ad Aci Trezza, bensì a Porto Palo, la punta meridionale della Sicilia. Qui giunge un immigrato clandestino, Alef, che viene immediatamente ribattezzato dai locali Alfio e, nonostante sia uno schiavo musulmano, viene accolto da Antoni quasi come un fratello. Per il resto, le sciagure della genealogia Malavoglia continuano a riproporsi anche a secoli di distanza con la medesima ineluttabile drammaticità, scandite sempre dall'ondivagare della provvidenza. L'intento di incuriosire i giovani, invogliandoli alla lettura del caposaldo di Verga, magari instillandogli anche il germe della multiculturalità, è in sé encomiabile. La trasposizione di Scimeca, però, più che pedagogica, è scolastica. Schematica nello svolgimento e nella sua programmatica attualizzazione a tutti i costi, che però si traduce in mera semplificazione. Non basta qualche spunto di sperimentazione a salvare dal naufragio i Malavoglia.